un uomo, una città, una croce. Era questo l'intento manifestato dall'arciconfraternita Morte e Orazione San Filippo Neri con l'uscita del solo Cireneo sulle strade del centro storico di Lanciano, invece della processione degli incappucciati annullata a causa dell'epidemia da coronavirus. Un messaggio di fede, di speranza, di supplica nel Giovedì Santo che precede la Pasqua di Resurrezione. Un messaggio che è stato però vanificato da quanti hanno creato, a mano che il percorso si svolgeva, un vero e proprio corteo. Sin dall'uscita dal portone della chiesa di Santa Chiara, con operatori e non della stampa, non tutti a onor del vero, che si sono letteralmente gettati addosso alla figura penitenziale. Non è stato un bel vedere, ma per molti che hanno seguito la diretta in TV, l'iniziativa voluta dal priore Raffaele Sabella è stata un significativo momento di preghiera. Come l'inchino per omaggiare la santa patrona della città davanti alla cattedrale della Madonna del Ponte, dove ad attendere il Cireneo c'era il sindaco Mario Pupillo in fascia tricolore. L'iniziativa mi è stata comunicata poco prima, dice il sindaco. Chi invece avrebbe autorizzato l'uscita, per uno solo però, sarebbe stata la questura, presente con una volante sul posto. Anche semplici cittadini sono usciti dalle case e si sono accodati al Cireneo, più che altro per fare video live sui social. Sarà la preghiera digitale? Ma. Il giorno dopo, la dura reprimenda del capo della chiesa frentana non si fa attendere. In un comunicato l'arcivescovo Emilio Cipollone, che aveva annullato tutti i riti della Settimana Santa nella diocesi, definisce atto incosciente l'iniziativa della storica arciconfraternita. Dopo la Pasqua, avverte Monsignor Cipollone, saranno ascoltati tutti i responsabili e presi provvedimenti a livello canonico per le singole persone e per l'associazione in questione.